Buonasera e bentrovati a Terzo Tempo, la trasmissione sportiva della Gazzetta Ionica. Parleremo di calcio, non soltanto quello dilettantistico, ma anche di calcio a 5 maschile e anche del settore giovanile, con note abbastanza importanti. Due squadre sono in testa alla classifica dei campionati regionali e provinciali. Iniziamo a parlare del campionato di eccellenza. Da Ormina sconfitto anche la città di Messina, si avvia mestamente verso la retrocessione diretta. Perde anche lo Scordia, anzi impatta per 0-0, vince invece il Siracusa e continua la marcia solitaria in testa alla classifica in questo campionato di eccellenza. Per quanto riguarda invece il torneo di promozione, lo Sporting Taormina passa a Torre Grotte, Trecastagni invece perde a Randazzo, si allontana dalla vetta, tonfo interno della Ionica ad opera del Real Aci. E poi nel campionato di prima categoria risultati un po' a sorpresa, soprattutto per le squadre ioniche: ha vinto solo l'Atletico Taormina, ma la vittoria è quella nel derby con la Mediterranea Rizza, sconfitta per 3-0, è in pratica sempre più a rischio nella posizione per quanto riguarda appunto questo campionato di prima categoria, la permanenza. Nel torneo di seconda categoria, sconfitto il Sauga Ghibellina, ha riposato invece la capolista Sant'Alessio, vittoria della Nuova Indipendente sul campo dell'Antillese con un rotondo 4-1. Nel torneo di terza categoria, la capolista Mandanici cade a Francavilla, ritorna alla vittoria la Litterme nel derby con l'Itala. Nel torneo invece di calcio a 5 maschile vincono ancora sia Nike Giardini che il Sao, che sono in pratica in testa alla classifica. Niges a 3 punti, c'è il Sauga, duello a vertice per quanto riguarda questo avvincente campionato di seconda categoria fra la compagine savocese e quella giardinese. Nel torneo giovanissimi regionale, la Ionica rosicchia un altro punto alle inseguitrici, a 2 punti di vantaggio, e si avvia a poter vincere questo campionato. Nel torneo provinciale invece c'è il Sauga in vetta con 17 punti e lo segue la Messina a 16, quindi Sauga deve disputare ancora 2 partite per potersi laureare campione del proprio girone. Bene, gli ospiti di questa sera: Sebastiano Perrone, allenatore della squadra del Sauga. Buonasera a tutti. Buonasera anche al presidente della squadra di città di Roccalovere, sta facendo abbastanza bene nel torneo di terza categoria, Antonio Sterrantino. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Una buonasera anche a Giuseppe Coguccio, portiere della Nuova Indipendente, che è passata a gonfie vele sul campo dell'Antillese. Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Bene, siamo dal campionato di eccellenza. Sebastiano Perrone, ancora una sconfitta pesante del Taormina, in pratica è a 9 punti ormai dalla terz'ultima, quindi, come dicevo io nel titolo, si avvia mestamente verso la retrocessione diretta. Una compagine che l'anno scorso aveva fatto bene, quest'anno invece non si ritrova per niente. Purtroppo la situazione in classifica del Taormina è critica. La società ha provato anche con il mercato di dicembre a riparare a una partenza completamente sbagliata, ha cambiato anche l'allenatore, vari giocatori. È riuscita anche a fare qualche risultato utile nelle ultime settimane, ma purtroppo quando ti trovi a inseguire da una situazione di classifica così, così deficitaria, ogni passo falso lo paghi doppio, quindi obiettivamente in questo momento soltanto un miracolo potrebbe salvare il Taormina. Per quanto riguarda invece la vetta, credo che il Siracusa abbia tutte le credenziali per poter fare il salto di categoria ed puntare decisamente alla Lega Nazionale dei Dilettanti. È una squadra, una società forte, costruita per vincere il campionato, quindi credo che lo sta dimostrando sul campo. Un Siracusa, anche perché le inseguitrici non stanno facendo granché, soprattutto Milazzo e lo Scordia, che è nelle vicinanze appunto di questo Siracusa. Sì, appunto, il punto è sempre quello: chi è davanti è sempre davanti, ha la possibilità magari di fare qualche piccolo passo falso e rimanere davanti nel momento in cui dietro, tra i vari scontri che ci sono, tra i vari scontri diretti, nessuna delle squadre che insegue riesce ad avere quella continuità, per cui penso che da questo punto di vista per il primo posto non ci dovrebbero essere problemi per il Siracusa, ecco.
Per quanto riguarda questo campionato d'eccellenza, dicevamo del Siracusa in testa con 45 punti, poi c'è lo Scordia a 41, a 40 troviamo il Milazzo, a 33 c'è il Via Grande, l'Arci Reale e poi via via tutti gli altri, soprattutto al penultimo posto il Taormina con 10 punti, che ormai, come dicevamo, 9 punti di distanza dalla terz'ultima sono abbastanza pesanti per poterle recuperare in questo rush finale dei campionati, evitare la retrocessione diretta e andare ai play-out. Bene, lasciamo il campionato di eccellenza, parliamo di quello di promozione, dove dalla parte taorminese, dall'altra sponda, ci sono note positive, visto che lo Sporting Taormina ha allungato sul Trecastagni, che è andato a perdere una partita che doveva essere sulla carta facile sul campo del Randazzo per 1-0. Il Taormina invece ha vinto a Torre Grotta per 1-0, un successo forse determinante ai fini del risultato finale di questo campionato per il salto nel torneo di eccellenza. Sebastiano, pensi sia stata la scorsa domenica appunto la svolta per quanto riguarda questo torneo? Beh, sicuramente è una settimana importante. Sulla carta probabilmente la partita più difficile doveva essere quella dell'Atletico dello Sporting Taormina, e invece alla fine lo Sporting Taormina è riuscito a vincere su un difficile campo comunque come quello di Torre Grotta, mentre il Trecastagni invece è andato a perdere sul campo a Castiglione di Sicilia contro il Randazzo. Certo, 4 punti adesso sono veramente pesanti, considerando che già c'è stato anche lo scontro diretto, per cui per il Taormina credo che sia il vantaggio giusto per da gestire da ora fino a fine campionato. È una squadra molto forte, allenata da un tecnico preparato, l'amico Coppa, con cui ho condiviso anni fa, abbiamo giocato insieme nella stessa squadra, e lo conosco benissimo, lo conosco benissimo, è un ragazzo preparatissimo, cura molto i dettagli, quindi tra l'altro si trova a lavorare in una condizione molto ottima, quindi una società unita, un gruppo unito. Credo che il Taormina a questo punto non perderà l'occasione, ecco. Anche perché stiamo parlando della squadra che ha il miglior attacco e la difesa meno perforata del torneo. Allora, è una squadra veramente gioca benissimo a calcio, una squadra che gioca a pallone, è una squadra tatticamente ben messa in campo, quindi credo veramente che stanno facendo un campionato eccezionale, stanno meritando il primo posto e sono sicuro che ce la faranno. Anche il Trecastagni comunque è un'ottima squadra. Ovviamente ha pagato sicuramente le squalifiche in un momento del campionato, ha pagato le squalifiche, ha perso qualche punto in classifica, che sono i punti che probabilmente pagherà per il primo posto. Comunque sono tutte e due squadre che secondo me alla fine faranno il salto di categoria. Per quanto riguarda invece la sconfitta della Ionica, è un po' pesante perché in pratica la squadra di Enzo Filorum è stata risucchiata adesso nei play-out. Sì, purtroppo la sconfitta della Ionica è una sconfitta pesante. Ho visto la partita, sinceramente non era una partita in cui la Ionica non ha assolutamente meritava la sconfitta. È stata una partita comunque accesa, ben giocata a centrocampo da tutte e due le squadre, occasioni ce ne sono state pochissime, per cui il pareggio credo che sarebbe stato il risultato più giusto. Purtroppo un episodio ha dato la vittoria al Real Aci. Per la Ionica è un momento difficile perché comunque la classifica si accorta verso il basso, e quindi da oggi in poi bisognerà veramente guardarsi dietro ed evitare di essere risucchiati nella lotta play-out, ma credo che comunque la rosa, nonostante il deficit in questo momento avanti, ovviamente si pagano le assenze di giocatori come Marcantonio Prestipino, lo stesso Frazzi, ecco, tra l'altro Roberto ha giocato gli ultimi 10 minuti, ha fatto veramente bene. Speriamo che Roberto riesca a dare la mano
l'aiuto giusto a questa squadra che in questo momento ne ha veramente bisogno. Anche perché adesso le difficoltà, visto che siamo nel rush finale del torneo, le difficoltà sicuramente aumenteranno, cioè, per questa squadra, soprattutto quando va in trasferta. In casa c'è questa sterilità offensiva, come la spieghi tu questa sterilità offensiva? C'è centrocampo che secondo me sta producendo poco rispetto a quello che potrebbe essere le potenzialità che ha in rosa appunto il tecnico Filorno. Sicuramente è una squadra che era stata costruita bene sotto tutti i punti di vista, ottima difesa, gol non ne subisce la Ionica, centrocampo comunque un centrocampo di qualità, era stata costruita obiettivamente con attaccanti come Marcantonio, che doveva essere il riferimento offensivo della squadra. Venendo a mancare lui, ovviamente il potenziale diminuisce, quindi mister Filonoma dovrà fare sicuramente qualcosa per cercare di ovviare a questa pesante assenza, ecco. Però ripeto, con il rientro di Frazzica, magari sperando che riuscirà a recuperare e quindi a poter disputare degli spezzoni un pochettino più ampi della partita, credo che la Ionica ce la possa fare tranquillamente a salvarsi. Il Pistonina, pareggio in casa con la Promenda, una squadra che si è messa in auge soprattutto dopo che ha vinto qui a Santa Teresa di Riva, che in pratica ha fossilizzato un po' la Ionica, 5 sconfitte consecutive dopo quella partita con la Promenda. E poi invece questa squadra che adesso si trova a ridosso appunto delle due battistrade. Ma credo che la Promenda rappresenti forse la sorpresa di questo campionato. Non credo che all'inizio si parlasse della Promenda possibile outsider di questo campionato. Invece sul campo hanno dimostrato di essere ben organizzati. Li ho visti qua a Santa Teresa e mi hanno impressionato come organizzazione gioco. Si trovano la mano di Granata si fa sentire. Sì. Esperto del Milazzo, ex del Milazzo, esatto. Sì, è una squadra molto organizzata, dietro soffre pochissimo. E hanno conquistato sul campo questa posizione nei playoff, anche perché credo che sicuramente il Trecastagni, se arriverà al secondo, o comunque il Taormina salteranno il primo turno di playoff. Il distacco credo che sia superiore a 10 punti, per cui anche per il Pistolina. Troina e Promenda hanno 40 punti, invece 52 Taormina, 48 il Trecastagni, quindi c'è il rischio di non andare nemmeno ai playoff in questo girone. Anche sicuramente se il Trecastagni sta perdendo gol, probabilmente ci sarà l'inserimento, cioè qualche squadra come Troina, la stessa Promenda. Credo che la seconda con la quinta c'è effettivamente il rischio che si superino i 10 punti, per cui potrebbe saltare, diciamo, la prima semifinale playoff. Per quanto riguarda terza e quarta, penso che quella in quel caso si disputerà. Per non esserci playoff ci devono essere 10 punti di vantaggio tra la seconda e la terza, ma non credo che in questo momento ci siano i presupposti per questo distacco, ecco. Di una squadra si aspettava qualcosa di più, questo Troina che è stato costruito come lo stesso Sporting Taormina e Trecastagni per vincere il campionato, invece si trova adesso a 12 punti dalla vetta. Il Troina sì, è stato costruito, ma non credo per vincere il campionato. Volevano sicuramente fare un campionato da vertice e lo stanno facendo. Certo, il passo delle due battistrada è un passo importante, un passo in cui è difficile obiettivamente stargli dietro, però ancora i presupposti per il Troina, quantomeno per entrare nei playoff, ancora ci sono, ecco. Beh, concludiamo con i risultati che ancora non abbiamo dato per quanto riguarda questo campionato. Petara, come dicevamo, Troina 1-1, AC San Filippo, Spada Forese 1-4, San Gregorio, Città di Randazzo 0-2, Città di San Filippo del Mela, AC Sant'Antonio 2-2, la classifica l'abbiamo un po' accennata, Taormina in testa con 52 punti, Trecastagni 48, a 40 troviamo Troina e Promenda, a 33 c'è il Pistonina che ormai si è allontanato troppo per quanto riguarda le posizioni che contano per la griglia dei playoff. Per quanto riguarda questo torneo abbiamo delle interviste che abbiamo realizzato alla fine della partita tra la Ionica appunto e il Real Anci, Bartolilla, l'intervista è con Bartolilla, il difensore della squadra della Ionica, e con Anastasi, l'attaccante della compagine del Real Anci, che ha realizzato il rigore decisivo per la vittoria appunto della squadra acese.
Giuseppe Bartolino, difensore dell'Ionica. 1-0, una partita in cui non siete riusciti a concretizzare azione da gol vere. Questo è vero, anche se a mio avviso abbiamo avuto una supremazia territoriale oggi, magari differentemente da quanto abbiamo fatto in altre partite, però se non buttiamo la palla dentro, queste sono partite che puoi anche perdere. E in effetti abbiamo perso. Comunque complimenti a Real Aci, perché ha dimostrato di essere una squadra cinica, con un'azione, con un'unica occasione che hanno avuto sul calcio di rigore l'hanno messa dentro, quindi complimenti a loro, e ci dobbiamo rimboccare le maniche immediatamente martedì per ripartire. Soprattutto nella seconda parte della gara avete restato un po' il fianco a queste ripartenze del Real Aci. Eh sì, perché abbiamo spostato il baricentro in avanti, il mister giustamente voleva vincere la partita, quindi abbiamo un pochettino, eravamo un po' più larghi dietro, e perché oggettivamente abbiamo messo 3 punte in campo e anche 4 per prima per vincere, poi evidentemente per pareggiare. Il Real Aci ha dimostrato in questo girone di ritorno di essere primo in classifica sostanzialmente, perché ha vinto 6 partite su 7 tranne quella che ha perso a tavolino, e quindi ha dimostrato, ha meritato a mio avviso di vincere la partita. Non ci sono né scusanti né assolutamente nessun tipo di cioè ci sono tante recriminazioni, ma non bisogna appellarsi a nulla se non ai meriti dell'avversario e quindi ai dei meriti nostri, quindi ciò ci deve servire chiaramente, questa sconfitta da insegnamento per il prosieguo. La Ionica non segna da diverso tempo, secondo te è un problema solo di attaccante oppure del modulo di gioco che applicate domenica in campo? Ma noi giochiamo con 3 punte, quindi non credo sia il problema il modulo di gioco, perché comunque la squadra il gioco bene o male lo fa. Non so perché non riusciamo a segnare o segniamo diciamo poco, questo se lo sapessi evidentemente forse troverei la soluzione per risolverlo. Il mister comunque sa, sicuramente avrà modo di farci lavorare in settimana, speriamo di riprenderci sabato con la Promente, che sarà una partita assolutamente difficilissima. Certo, abbiamo perso uno scontro diretto oggi, quindi il morale è un po' giù, però vediamo, ci rimbocchiamo le maniche e ripartiamo da martedì pomeriggio. È una squadra a cui si deve stare molto attento, perché come dice il direttore Puglisi, questa squadra all'andata in pratica ha fatto sì che è stato l'inizio di quella catastrofica situazione. Sì, è vero, infatti è stato l'ultimo punto che abbiamo fatto prima delle 5 sconfitte di fila. Speriamo che invece questa sconfitta sia l'ultima e che da sabato prossimo si possa riprendere la strada che avevamo intrapreso all'inizio di campionato. Poi abbiamo perso, poi abbiamo per certi aspetti ripreso, ora pare che abbiamo di nuovo ripersa, perché abbiamo fatto 2 sconfitte di fila, quella di Troina e quella di oggi, ma ci dobbiamo riprendere, perché quelle di dietro chiaramente incalzano, e quindi ogni partita in meno, i punti, che ogni partita che passa i punti sono sempre più pesanti, e comincia oggettivamente a essere anche pericoloso, perché siamo evidentemente a 2 sole lunghezze dalla sest'ultima, e quindi sest'ultima voi ben sapete che è play-out, quindi questo ci deve servire, ribadisco, da insegnamento questa sconfitta. Da martedì riprendiamo ad allenarci e faremo sicuramente del nostro meglio per il proseguo del campionato. Fine partita qui al Comunale di Bugolo, siamo con Claudio Anastase del Real Aci, l'autore del gol su calcio di rigore. Buonasera, sì, è stata una partita abbastanza bella, combattuta soprattutto da 2 ottime squadre. È stata più una partita combattuta a centrocampo e ci siamo riusciti a portare la vittoria e siamo contenti. Sul calcio di rigore sei riuscito a penalizzare il portiere Potenza, perché l'hai mandato da un lato e il pallone è andato dall'altro lato. Sì, diciamo che mi alleno sempre a battere i rigori e quindi diciamo che è una mia specialità, però comunque è andata bene anche questa volta. Tu eri vicino all'azione del calcio di rigore, secondo te c'era questo calcio di rigore? Secondo me sì, ha preso nettamente l'avversario. Adesso il Real Aci ha ripreso nuovamente quota, dove volete arrivare? Speriamo di arrivare più lontani possibili, per noi ogni partita è una finale, tutto aspetta anche ora le altre squadre. Adesso ci credete a questi playoff? Sì. Lasciamo il campionato di promozione e parliamo del torneo di prima categoria, dove il Camaro continua a guidare la classifica con 47 punti, poi abbiamo Atletico Messina 40, rinviene anche l'Atletico Taormina che si trova a 37 punti, lottano questi per un posto per quanto riguarda appunto i playoff. Il Giardini Naxos invece non ha giocato, doveva giocare con il Gescal, ma vediamo un po' i risultati di questo campionato di prima categoria. Atletico Messina, Real
Rometta 2-0, Atletico Taormina Mediterranea Nizza 3-0, Camaro Robru 4-1, Gescale, come dicevamo, con il Giardino Naxos è stata rinviata, poi Pompei Desport Gaggi 3-0, Ossa Barcellona Messana 0-0, Ramet Venetico 2-0. In pratica c'è stata una vera e propria badosta per le squadre della nostra Riviera Ionica, tranne Taormina, però ha vinto contro la Mediterranea Nizza, Sebastiano, affossandola forse definitivamente. Purtroppo i margini adesso di recupero per la squadra di Nizza sono davvero, davvero pochi. Le squalifiche, quella partita maledetta ha segnato sicuramente la stagione del Nizza. Senza quella problematica credo che il Nizza non avrebbe avuto nessun problema di classifica, a quest'ora sarebbe nelle zone medio-alte della classifica. Pesante anche la sconfitta della Robru 4-1 sul campo del Camaro. Sì, è pesante sicuramente come risultato, so che comunque non la partita comunque anche è stata i latinoannesi venivano a risultati positivi comunque la partita si è decisa negli ultimi 20 minuti e sul risultato di 1-1 è stato purtroppo un incidente, un infortunio di Saglimbeni che ha deviato in maniera involontaria la palla nella propria porta a dare il vantaggio alla squadra messinese, quindi da lì poi sicuramente negli spazi, nelle ripartenze il Camaro ha avuto la meglio, però la partita è stata giocata, è stata equilibrata fino a 20 minuti dalla fine e il risultato era ancora in bilico, per cui l'Edoian e la Robur se l'è sicuramente giocata. Certo, è una sconfitta pesante perché comunque allontana in maniera decisiva forse la Robur dalla posizione dei playoff. Anche qui, come nel campionato di promozione, c'è il rischio sicuramente che uno spareggio playoff non si faccia. Il vantaggio tra la seconda in classifica e la quinta è superiore ai 10 punti, per cui il rischio è quasi una certezza, ecco, che salti quantomeno un turno dei playoff. Quindi i playoff giocheranno l'Atletico Messina e l'Atletico Taormina. Infatti l'Atletico Taormina ha 37 punti in classifica, poi c'è l'Atletico Messina con 40. Forse questo Atletico Taormina ha perso qualche partita nel momento cruciale, cioè del torneo, e si trova a rincorrere appunto queste due battistrada che sono il Camaro, migliore attacco, migliore difesa del campionato, anche se la migliore difesa forse ce l'ha l'Atletico Taormina con 19 gol subiti, invece il Camaro ne ha subiti 21. L'Atletico Taormina ha 37 punti, l'Atletico Messina invece ce n'ha 40, e poi subito dopo c'è questo Giardino Naxos che deve recuperare una partita, ha 30 punti, però sta facendo un buon torneo anche perché in campo ci sono molti giovani, quelli allenati da Francesco Brunetto. Per quanto riguarda l'Atletico Taormina, sicuramente sta facendo un ottimo campionato. Non so se obiettivamente la società puntava fin dall'inizio alla vittoria. Credo comunque che puntassero a un discorso di classifica alta e ci stanno pienamente riuscendo. Il Camaro è stato costruito per vincere il campionato, ha un attacco da categoria superiore, per cui è stato costruito già nel periodo estivo per vincere il campionato, l'ha dimostrato sul campo, l'ha confermato e penso che non ci saranno problemi per il Camaro. Per quanto riguarda il secondo posto, ancora i margini per l'Atletico Taormina ci sono secondo me per poter puntare al secondo posto, è ovvio che non bisogna più sbagliare. Un plauso e concludo al Giardini, che comunque ogni anno riesce a fare degli ottimi campionati utilizzando giovani del vivaio, per cui sinceramente è una sorpresa perché non mi aspettavo una posizione di classifica così alta quest'anno della squadra giardinese, ma il campo ha dato questo responso e quindi complimenti a tutto lo staff tecnico del Giardini. Navigano anche nel centro classifica tra le squadre della nostra Riviera, dell'Alcantara, anche la Desport Gaggi che ha 26 punti, è un punto appunto dalla Robro, una squadra fatta in casa, in pratica c'è la mano qua anche sempre dell'allenatore che di anno in anno riesce a portare in salvo questa compagine del presidente Monti. A Gaggi hanno fatto un ottimo lavoro, a Gaggi fanno sia da un punto di vista di settore giovanile che di guida tecnica, nel senso che hanno avuto un progetto, l'hanno mantenuto, sono anni che proseguono su questo progetto, quindi hanno da una base forte di giocatori, diciamo un pochettino più grandi,
non anziani, ma diciamo più grandi, aggiungono ogni anno dei giovani del vivaio, per cui riescono sempre a fare degli ottimi campionati. La mano di Graziano Sapienza ovviamente si vede, un allenatore preparato, sono anni che guida squadre diciamo in prima categoria, e quindi praticamente continueranno secondo me a fare questi ottimi campionati. Certo, forse i tifosi locali sperano che nella prossima stagione possano allestire magari una squadra per poter puntare alla promozione, che credo che a Gaggi manchi da molti anni. Bene, vediamo un po' la classifica, ribadiamo: Camaro 47 punti, Atletico Messina 40, Atletico Taormina 37, Giardini Naxos 30, ma deve recuperare la partita con il Gescala, poi Robur 27, Desport Caggi 26, Lama di Narania Nizza penultima in classifica con 12 punti, quindi rischia la retrocessione diretta in questo rush finale di campionato, deve cercare di fare punti a tutti i costi se vuole evitare questo e quindi fare quantomeno i play-out, tentare cioè di salvarsi attraverso i play-out. Lasciamo anche il campionato di prima categoria, vediamo la seconda categoria. Intanto ci sono da recuperare ben due partiti: Sauga Sant'Alessio e Club Inter Riposto contro lo Sporting Giardini. Tutti e due gli incontri saranno recuperati il prossimo sabato alle ore 15. Ovviamente il Sauga giocherà in casa come il Club Inter di Riposto. Per quanto riguarda invece i risultati di questa domenica, c'è stata, come dicevamo, la vittoria di Ghibellina su Sauca per 2-0, ha vinto anche la Nuova Indipendente per 4-1 in quelle di Antillo, poi c'è stata la vittoria anche delle Due Anni per 4-2 con lo Sparagonà nel derby, e il Piedimonte che ha rifilato ben 8 reti al Club Inter appunto di Riposto. Sebastiano, è stata segnata questa partita vostra con il Ghibellina, il 2-0, in pratica il secondo gol è maturato nel recupero, però forse Sauga aveva qualche chance sull'1-0 di poter pareggiare almeno quantomeno l'incontro. Sì, le occasioni sicuramente le abbiamo create, ci sono state, la sconfitta secondo me è assolutamente meritata. Però voglio premettere che è stata veramente una bellissima partita di calcio. Il campo lo ha permesso, un campo in erba, l'unico campo in erba di questo girone ionico di seconda categoria. È stata una bellissima partita, ripeto, di calcio. Le due squadre in campo si sono affrontate a viso aperto, con molta correttezza, si è giocato a calcio. Alla fine il Ghibellina è stato più cinico, è riuscito a passare in vantaggio su una disattenzione nostra su una palla inattiva, e poi purtroppo, come ci capita spesso in questa stagione, non riusciamo assolutamente a concretizzare il numero di occasioni che creiamo. Anche sabato siamo arrivati a 3-4 volte tra il primo e il secondo tempo, 4 volte da soli davanti al portiere, non siamo riusciti a concretizzare. Purtroppo nel calcio vince chi segna, noi quest'anno non riusciamo assolutamente a essere fortunati, ecco, sotto porta, e quindi paghiamo. Però sono ugualmente soddisfatto, la squadra è cresciuta, si gioca a calcio, ci proviamo quantomeno. La crescita comunque c'è stata dall'inizio del campionato fino a Ostia. Secondo te l'erba sintetica penalizza non solo il Sauga ma gli avversari che vanno a giocare sul campo del Ghibellina? Allora, l'erba sintetica è un manto particolare, molto regolare sicuramente, però pesante, da un punto di vista atletico è pesante, si fa sentire sulle gambe, però non credo che comunque, almeno per quanto riguarda la nostra partita, sia stata una penalizzazione. Il calcio è fatto di episodi, specialmente quando si incontrano due squadre molto equilibrate, una partita equilibrata, sono gli episodi a fare la differenza. Quindi mentre una squadra riesce a trovare il gol, magari come è stato sabato su una palla inattiva, il Sauga in questo caso si è presentato davanti al portiere e non ha segnato, quindi la differenza è stata quella. Però è stata veramente una bella partita, complimenti al Ghibellina e anche all'ambiente di societario loro, che sono stati veramente corretti sia in campo che fuori. Giuseppe Coguccio, 4-1 in quelle di Antillo, la banda proteggente si fa sentire in questa parte finale del campionato. Pietà di Davide e di Andrea proteggente, e un gol di Davide proteggente che ha aperto in pratica l'incontro.
Sì, abbiamo in questo momento diciamo, sia l'attaccante Davide che il fratello diciamo, sono molto prolifici, stanno attraversando un buon periodo, un buon momento, ma come per loro e anche per tutto il resto della squadra che siamo arrivati a un livello tecnico dove abbiamo raggiunto una certa maturità, non commettiamo le ingenuità che abbiamo fatto nelle partite iniziali e vinciamo le partite. Stiamo giocando bene, stiamo raccogliendo quello che stiamo seminando durante gli allenamenti e di conseguenza stiamo anche giocando un discreto calcio, devo dire. Non è stato facile giocare ad Antillo contro una squadra giovane, sì, però una giovane però che comunque aveva tanto fiato, i giocatori avevano tanta grinta dell'Antillo e per noi è stata dura. Il risultato sì è stato largo, però abbiamo dovuto lottare e combattere nell'arco dei 90 minuti. L'Antillo aveva anche pareggiato, mi sembra tu hai subito un gol però sul calcio di rigore. Sì, l'Antillo ha raggiunto il pari contro di noi dopo pochi minuti che noi ci avevamo portato in vantaggio su un rigore dato dall'arbitro. E pensavamo magari che la partita si fosse incanalata, perché questi sono campi dove se non si indirizza la partita subito dai primi minuti poi si rischia di compromettere la gara. Il rigore c'era secondo te? Tu l'hai visto un po' da vicino. Il rigore io non voglio mai parlare degli arbitri, ma secondo me se l'ha dato l'arbitro vuol dire, io credo nella buona fede sempre dell'arbitro, e quindi se l'ha dato vuol dire che lui l'ha visto e quindi che c'era, anche se noi abbiamo il beneficio del dubbio. Noi indipendente come Ghibellina a 4 punti dalla capolista Sant'Alessio deve recuperare come dicevamo la partita ancora sul campo del Sauga. Secondo te questa differenza c'è oppure la nuova indipendente reclama su fatti precedenti dove potevate prendere dei punti e invece non l'avete preso? Certamente magari siamo stati sfortunati in alcune fasi della stagione, tecnicamente penso che a livello di organico è giusto dire che non ci sentiamo assolutamente secondi a nessuno, abbiamo pagato magari qualche partita, magari il fattore diciamo nervoso, il fattore alcune cose, un po' di sfortuna pure nei nostri riguardi, però credo di dire che non ci sentiamo secondi a nessuno. Secondo te Davide Prodigente sta dando qualcosa in più rispetto alla prima parte del campionato, essendo un attaccante magari di maggiore esperienza rispetto agli altri? Certamente, Davide è un giocatore di categoria superiore, quindi la sua presenza in campo si fa sentire, è un gran centravanti e speriamo che continui a fare bene come sta facendo adesso. Presidente Giuseppe Sterantino, passiamo alla terza categoria perché andiamo allora per le lunghe. Questa vittoria importante perché vi rilancia in classifica, vi dà questa seconda posizione che in pratica vi dà anche la possibilità di poter vincere questo torneo a questo punto. No, ci sono delle squadre più forti del Città di Roccolomera. Noi vogliamo fare un torneo per gettare le basi, per fare una società ancora più forte e cercare il prossimo anno di fare il salto di categoria. Noi quest'anno la società è nata, cercheremo di fare un campionato. Certo, ci vogliamo togliere ancora delle soddisfazioni, però ci sono delle squadre sinceramente più forti di noi, come la Lì, che quasi tutti fino alla settimana scorsa davano per spacciato, ma si è prontamente rifatto sotto vincendo con l'Itala, il Mandanici e il Francavilla. Anche sinceramente, se io l'ho visto giocare col Fiume di Nisi 2 settimane fa a Roccolomera, non sembra che, però domenica ha vinto col Mandanici. Queste tre squadre sinceramente hanno qualcosina in più. Poi ci siamo noi e il Fiume di Nisi per un posto nei playoff. Non ci dimentichiamo neanche dell'Imina. A differenza di tutti gli altri campionati, la cosa bella di questo campionato è che tutti possono ambire a qualcosa di ambizioso. Però, un campionato aperto allora? Sì, perché le prime 8 squadre sono nel giro di 6 punti, dal Mandanici che ce n'ha 26, all'Imina che è ottavo con 20 punti, e ancora è tutto da giocare.
Beh, vediamo un po' il risultato di questa terza categoria, facciamo un ping pong fra la seconda e la terza. Dicevamo della vittoria, della sconfitta del Mandanici sul campo del Francavilla, invece c'è stata la vittoria dell'Aliterme con l'Itala e il derby per 3-2, poi Graniti, gruppo sportivo Vigile del Fuoco dell'Alcantara 2-1, Limina, Fiume Denisi 2-2, Stella San Leone, Città di Roccolomera, appunto come dicevamo con il presidente, 1-2, e poi c'è Calcio Lanza, Vardagro 1-0, una partita questa molto attesa perché tutte e due le squadre ancora non avevano vinto nessuna partita. Il Calcio Lanza ha vinto la prima partita di questo campionato di diverse categorie, invece rimane al palo ancora il Vardagro, l'Antillo Vardagro. Presidente, come diceva lei, un sacco di squadre si stanno giocando questa prima posizione, ma cosa è cambiato, cioè, nelle città di Roccalomera dall'inizio del campionato, dove non arrivavano i risultati, ad ora invece che i risultati arrivano e c'è una sequela di vittorie? Sicuramente i giocatori non si conoscevano tutti quanto, poi la mano pian piano, allenamento dopo allenamento, mister Brigandì sta facendo un gran lavoro e i risultati piano piano stanno iniziando a farsi vedere. Adesso siamo alla sesta vittoria di fila consecutiva, però noi, come non avevamo ambizioni prima, neanche adesso, noi vogliamo fare un campionato tranquillo per gettare le basi per il futuro. Il mister già durante la presentazione della società era stato tranquillizzato che non doveva avere nessun obiettivo, l'unica cosa era creare il gruppo per il prossimo anno, dove cercheremo di fare il salto di categoria. I tifosi si sono avvicinati a questa squadra, nella Riviera Roccalomera è un centro grosso, mancava il calcio da tanti anni, a Roccalomera si è giocato anche in seconda e in prima categoria, quindi come c'è questo ritorno dei tifosi? La cosa bella è che sabato ad Itala c'erano 30 persone di Roccalomera, quando nelle altre partite pian piano in casa sicuramente già si sono nelle partite clou con il Mandanici c'erano più di 500 persone al campo, ma la cosa più bella è che a Itala c'erano 30 persone che non erano né papà né mamma dei giocatori, ma proprio persone che non hanno nulla a che vedere con la società, che forse pian piano che stanno arrivando queste vittorie si stanno avvicinando alla squadra. Sebastiano Perrone, 500 persone al campo di Roccalomera, anche in seconda categoria questi derby aiutano a portare sempre più persone nei vari campi, soprattutto nella nostra Riviera Ionica. Sì, sia il campionato di seconda categoria che il campionato di terza categoria quest'anno sono veramente avvincenti da questo punto di vista. In seconda categoria questi derby sicuramente hanno portato tanto entusiasmo e tante persone in tutte le partite nei campi, per cui questo è un grosso risultato secondo me per tutto il movimento. In terza categoria idem, veramente da questo punto di vista sono due campionati bellissimi da seguire. In terza categoria, come ha detto il presidente, ci sono ben 8 squadre che si possono contendere il campionato, per cui penso che si deciderà sicuramente nelle ultime giornate. In seconda categoria, anche in seconda categoria, forse a parte il primo posto in cui il Sant'Alessio obiettivamente sta dominando questo campionato, ha dimostrato sul campo di meritare il primo posto, è stata costruita in estate per vincere il campionato, si è confermato, è un ottimo organico, ha un ottimo allenatore, per cui sta meritando sicuramente il primo posto. Per quanto riguarda invece la lotta playoff, è aperta anche qui in seconda categoria almeno a sette squadre, ecco. Tutti possono partecipare a questa lotta, come dici tu, per quanto riguarda i playoff. Come spieghi invece questo saliscende dello Sparagonà? Batte il Ghibellina, che poi il Ghibellina ha battuto il Sauga, invece va a perdere alle Toiane per 4-2. Ma sono proprio questi i risultati altalenanti di tutte le squadre che hanno consentito, tra l'altro, al Sant'Alessio di prendere la fuga. Questo perché è un campionato equilibratissimo. Il fatto che siano tutti derby rappresenta un'incognita maggiore, in cui non solo il fattore tecnico diventa importante, ma ancora più importante è il fattore mentale e nervoso. Per cui ogni partita non ci sono risultati ecco scontati, forse soltanto
fatto il, a parte il riposto che ha mollato, diciamo, tutte le altre squadre non ci sono assolutamente risultati scontati. Faccio i complimenti a Cocuccio qua presente, per a tutta la società indipendente che veramente sta dimostrando sul campo di essere veramente molto competitiva, guidata da un ottimo allenatore, forse uno dei migliori di tutta la Riviera Ionica, che è riuscito a costruire una squadra importante, e stanno possono secondo me puntare benissimo al secondo posto con il Ghibellina e Piedimonte. Sono delle squadre che in questo momento si giocheranno nel secondo posto. Giuseppe Cocuccio, l'attacco mitraglia della nuova indipendente, la difesa non ha lo stesso ritmo, 17 gol subiti, tu che giochi in porta, vi alternate con Miceli, cosa succede nella vostra difesa? È successo che specialmente nella prima parte della stagione non c'è stato, diciamo, l'equilibrio fra le parti, c'è stato questo attacco stellare e magari abbiamo commesso, diciamo, tante ingenuità in difesa, a volte regalando proprio quasi letteralmente i gol agli avversari, e in questo senso stiamo cercando di trovare la giusta soluzione per essere più equilibrati. Questa domenica ci sono stati tanti miei compagni di squadra qualcuno ha giocato fuori ruolo sacrificandosi per la squadra, come Muscolino che è un esterno invece ha giocato centrale, Miano che è un giocatore offensivo ha giocato per lui in mezzo al campo sudando e sacrificandosi per la squadra, e questo gli fa onore. Il cantiere, diciamo, si sta concludendo per quanto riguarda la costruzione di una squadra equilibrata. Partita dopo partita infatti subiamo poco, ci difendiamo meglio e ripartiamo bene per cercare di sfruttare le fasce nelle quali siamo veloci per concludere al meglio qualche buon contropiede. Ricordo un 3-3 in casa con il Ghibellina, una vittoria già negli spogliatoi, invece poi al 92esimo e succede il patatracchio della difesa. Succede perché lasciare una minima opportunità a squadre ben organizzate come il Ghibellina va incontro, diciamo, a subire il gol, questo è successo a noi, però forse è successo pure a qualche altra squadra, perché il Ghibellina è una squadra dove giocano giocatori di esperienza, lo stesso Lavalle, che appena hanno una minima opportunità non lasciano scampo. Così è stato purtroppo per noi, è stato per noi un grosso rammarico farci pareggiare la partita nei minuti di recupero. Così è successo contro il Ghibellina, ma è successo pure anche in tante altre partite, quella di andare in vantaggio prima e di farci raggiungere dopo. Presidente Sterrantino del città di Roccalomera, tanti derby dicevamo, per il Roccalomera qual è quello più difficile? Abbiamo là vicino in un fazzoletto Fiume di Nisi, Mandanici e Alle Terme. Sicuramente è quello con il Fiume di Nisi, dato che tutte e due le squadre giocano a Roccalomera. Sinceramente, come diceva lei, il derby scatta qualcosa in più. Noi proprio dalla partita dell'andata col Fiume di Nisi è scattata qualcosa in più, che poi ci ha portato a fare queste 6 vittorie di fila. Il derby è una partita aperta a qualsiasi risultato, e da lì, le ripeto, per noi è scattata qualcosa in più che ci sta facendo fare questo filotto di 6 vittorie consecutive. Presidente, vedendolo dalla panchina tutte le partite, ovviamente lei le ha seguite tutte, qual è la squadra che le ha impressionato di più? Lei ha detto che il Città di Roccalomera è una delle tante squadre, non è la squadra migliore sicuramente, però siamo là. Qual è la squadra invece per lei più forte di questo campionato? Io sinceramente le ripeto, come ho già detto, l'Itala, la Lì e il Mandanici hanno qualcosa in più e tutti nominano queste 3 squadre. Però io voglio essere controcorrente, per me la squadra che ho visto giocare migliore è il Fiume di Nisi, anche se con noi ha perso, però io ho visto la partita che ha fatto con la Lì, col Francavilla,
che sono poi finiti in parità, io penso che meritavano ampiamente e nessuno lo dà proprio per fare il salto di promozione. Però se io dovrei scommettere qualcosa, vorrei andare controcorrente. Sebastiano Verona, parliamo un attimo delle altre squadre di cui noi ancora non abbiamo parlato, di seconda categoria. Tu dicevi la Costignana e le Teiane, ovviamente lo stesso Sparagonà, e Piedimonte è molto sopra. Vi giocate questo insieme a Sauga, questa altra chance, visto e considerato, diamo per scontato che Ghibellini e il Nuovo Indipendente ormai sono nei playoff. Sì, dalla Agostiniana, Sparagonà, Giardini, Savoca, Ledoianni sono tutte squadre che ci giocheremo la posizione dei playoff fino all'ultima giornata. Il fatto che non ci siano partite scontate, questo rappresenta comunque una grossa incognita un pochettino per tutte, per cui si deve lottare sicuramente fino all'ultima giornata. Prima mi chiedevi dello Sparagonà. Non ho risposto, ma lo Sparagonà aveva una rosa, è partito con una rosa di un certo spessore. Purtroppo i vari infortuni e le partenze per motivi lavorativi di un attaccante per esempio come Spadaro, i vari infortuni che hanno subito i giocatori importanti come Cicala, uno su tutti, sicuramente hanno danneggiato molto la squadra, per cui soltanto così si riesce a spiegare certi risultati molto altalenanti che hanno avuto. Per quanto riguarda il resto, sicuramente ci giocheremo la posizione playoff fino all'ultima giornata, ecco. Giuseppe Coguccio, un nuovo indipendente, come dicevamo, che in pratica questi playoff se li sta meritando, ma a voi avete ancora qualche aspirazione per poter vincere questo campionato direttamente? Ma al momento la classifica dice che il Sant'Alessio diciamo, ha un grosso margine di vantaggio. Noi abbiamo il dovere di lottare partita contro partita, anche perché per quanto riguarda, cioè, la classifica è abbastanza corta, quindi fare un passo falso significa addirittura rischiare di perdere delle posizioni, perché essendo tutti quanti tante squadre appollaiate a distacchi minimi, questo, cioè, perdere una partita, fare un passo falso potrebbe essere fatale. Noi dobbiamo lottare partita contro partita, esprimere il miglior calcio e soprattutto vincere le partite. Non sarà facile, anche perché adesso la stagione stringe e quindi dobbiamo affrontare delle buone squadre come ad esempio il Savoia di mister Perrone. Abbiamo diverse partite difficili, il Piedimonte, che determineranno la nostra classifica finale. Il derby vero l'avete giocato con il Sant'Alessio, in quanto ci sono tanti giocatori frucesi trapiantati in questa squadra che è l'attuale capolista. Sì, è stato un derby molto acceso quello giocato col Sant'Alessio. Purtroppo non è andato a vantaggio del Sant'Alessio, che però certo per me personalmente vedere con un'altra maglia giocatori come Cutroneo, come Giannetto, che sono stati miei compagni di mille battaglie, ecco, mi ha fatto una sensazione strana, ecco. Certo, ormai il Sant'Alessio è capolista, è andato ben oltre, è stato bravo, ha avuto proprio anche un po' di fortuna, ma sono stati bravi, ha degli ottimi giocatori, ha vinto tutte le partite e non si trovano lì per caso. Presidente Sterantino, domenica tornate a giocare in casa, quindi dopo questa vittoria in trasferta, pubblico anche delle grandi occasioni. Sicuramente, perché domenica c'è l'altro derby con la Litterme e sicuramente ci saranno molte persone al campo. Penso che sia una delle tre partite clou della giornata del campionato. L'altra è sabato del Fiumedinisi Mandanici e poi Aitala gioca il Graniti. Potrebbe dare uno scossone in questo campionato, queste partite potrebbero dare uno scossone vero e proprio. Potremmo anche essere primi in classifica alla fine di queste tre partite. Dall'Aliterno chi si deve temere? Solo Ivan Briguglio, che è il bomber della squadra aliese, oppure guardi tutti quanti. Noi all'andata per i primi 20 minuti era stata una partita combattuta, poi forse è stata l'unica partita veramente dove abbiamo demeritato. La lì proprio ha fatto una partita unica,
che ha vinto 5-2 e noi non siamo riusciti a capire nulla in quella partita. Forse quasi quasi mi ero pentito di fare il presidente del Città di Roccomera, però poi piano piano i ragazzi mi stanno facendo coinvolgere sempre di più e anche gioire, visto certo. Tutte le vittorie che ci sono state, quello sì, e questo grazie anche al lavoro del mister Brigandì, che lo ringrazio pubblicamente perché lui è l'anima della società, un trascinatore vero e proprio, sì, Carmelo sì. Brigandì, lui proprio ha creato un gruppo. L'altra sera eravamo tutte e 30 persone a festeggiare queste 5 partite e proprio ha creato un gruppo. Questa è la cosa più bella della squadra del Roccolomero. A tavola chi si trova meglio? Brigandì, il mister Brigandì. Ma anch'io non scherzo. Sebastiano, concludiamo un po' con questa terza categoria. Questo Limina forse si aspettava qualcosa di più, vista la classifica che ha. Il Limina secondo me sì, qualche punticino in più magari si poteva aspettare, però è lì a 5, se non sbaglio, a 21 punti contro i 26 della prima in classifica, per cui stiamo parlando di 5 punti, in 5 punti ci sono 8 squadre, quindi il margine anche per il Limina di inserirsi c'è sicuramente. Limina è un'ottima squadra, ben allenata, giocano tra l'altro in un campo bellissimo, e andare a fare punti a Limina non è facile per nessuno, per cui secondo me hanno grosse chance sicuramente di centrare i playoff. Da un paio d'anni si attende qualche squadra anche dell'Alcantara. I Graniti ha perso lo spareggio allora con l'Antillo Valdagro, ora sembra che si sia ripresa, però Francavilla da tanti anni che non ha più calcio a certi livelli. Sì, il Francavilla obiettivamente è una squadra storica, è una società che ha disputato campionati di ben altro livello, adesso sono ripartiti dalla terza categoria, già l'anno scorso hanno fatto comunque un discreto campionato, quest'anno per quello che nelle mie conoscenze so che avevano approntato una squadra per poter lottare per il salto di categoria, si trovano anche loro lì, se la giocheranno fino alla fine. Anche lì è un campo difficile, quindi stiamo parlando comunque di 8 squadre equilibratissime secondo me. Forse la Liga era all'inizio della stagione era considerata come la squadra da battere, magari ha avuto un periodo buio per cui ha permesso alla classifica di rimanere corta, il Mandanici ha sostituito l'Intes alla classifica, anche il Mandanici ha avuto una battuta d'arresto, quindi sono tutte situazioni che fanno sì che questo campionato diventa bellissimo e se la possono giocare tutti, compreso qua il Roccalumera che conosco benissimo come squadra, guidata da un trascinatore come mister Brigandì, ma anche giocatori di ottima qualità, dobbiamo essere sinceri anche su questo, dal portiere fino al capitano, ecco. Per cui un in bocca al lupo un attimo a tutti, voglio dare e che sia un campionato bellissimo e corretto fino all'ultima giornata. Siamo quasi alla conclusione, Giuseppe due settimane di riposo in prima e in seconda categoria, l'allenatore Ucchino che sta preparando per voi in queste due settimane di riposo? Riposo fra virgolette, perché noi adesso dobbiamo onorare la Coppa e martedì siamo al campo ad allenarci, perché mercoledì abbiamo la prima contro i Ledoiani, la prima gara di Coppa Sicilia contro i Ledoiani. Puntata a questa Coppa? Noi abbiamo il diritto di crederci e di cercare di vincere partita dopo partita. Sicuramente ci sono squadre che sono molto agguerrite, molto attrezzate, non sarà facile per nessuno vincere. Noi comunque grazie alla Coppa abbiamo fatto diverse esperienze negli anni passati, soprattutto l'anno nella quale siamo della promozione dalla terza alla seconda, siamo arrivati alla finale a Palermo a disputare la finale, siamo stati sfortunati ad arrivare lì con una formazione ampiamente rimaneggiata, mancava allora il nostro trascinatore in quella partita, il Ciccio Basile, ecco, che in quella stagione buttava la palla dentro in qualunque modo possibile e immaginabile, però resta il gran ricordo di aver lottato in campi difficili, in campi lontani da Furci, di avercela messa tutta e di aver fatto un'ottima coppa. In conclusione, diamo i risultati del calcio a 5 maschile, Team Scaletta
limita 10-7, poi Gallo d'Oro Sant'Enzo 4-4, Nighi Giardini Aliese 4-3, Casalvecchio Mongiuffio Melia 3-4, Sauga Città di Roccolomera 18-0 e poi Alias Parrocchia Sant'Alessio 2-6, classifica Nighi Giardini 45, Sauga 42, Parrocchia Sant'Alessio 34, Team Scaletta 29, Mongiuffio Melia 21 punti, Alias 20, Aliese 19, Sant'Alessio 15, Casalvecchio 13, Gallo d'Oro 10, Limina 7, Città di Roccolomera 5 punti in classifica. Tornei giovanissimi, come dicevamo all'inizio, nei giovanissimi regionali, la Ionica è in testa con 2 punti di vantaggio per quanto riguarda sopra Città di Messina, la Junior Acerea, la squadra è allenata da Mimmo Moschella, stanno facendo abbastanza bene, mancano alcune giornate alla fine di questo torneo e potrebbero laurearsi appunto campioni regionali giovanissimi per quanto riguarda il settore dilettantistico. Sempre tornando ai giovanissimi, a quelli provinciali, Sauga prima in classifica in questo torneo zona ionica con 17 punti, poi segue la Messina con 16, poi c'è l'altro Messina e poi la Roma Indipendente a 13 punti, Taormina 7 punti e Francavilla 4. Sauga ovviamente ha 2 partite ancora da giocare. E quindi con la nuova Indipendente e con il Francavilla due incontri decisivi per poter vincere appunto questo titolo zonale. Bene, ringraziamo i nostri ospiti. Bene, siamo veramente alla conclusione della trasmissione. Buonasera a tutti voi che ci seguite da casa. Per quanto riguarda questo terzo tempo, l'appuntamento ovviamente alla prossima settimana.